Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quid è sul server Trash con Shadow of the Colossus. Dobbiamo affrontare il nostro quarto colosso? Quanti ne abbiamo ammazzati finora? Tre, credo. Sì. Uno, due e tre. Dobbiamo andare dal nostro quarto colosso. Allora, come al solito... usiamo la nostra spada per individuare, grosso modo, la zona di interesse. Oh! Ok, è una direzione che non abbiamo ancora mai preso. Oltre questa montagna. Esatto, lì. Usiamo le scale, come al solito. Chiamiamo il nostro cavallo. Ma il cavallo si butta? Ah no, il cavallo proprio ci travolge. Ok. Allo! Allo! Vieni qua! Non sgommare, stai calmo, stai tranquillo, cavillo. Allora, del prossimo colosso sappiamo che è gigantesco, che non incute timore, così ci hanno detto Dormin. E sappiamo che è in una zona piena di tombe e di campi verdi. Tombe e campi verdi. Qui già l'erba comincia a cambiare colore. Anche io ve lo dico, girerei per queste pianure in eterno. Sono stupende. Beh, certo, non mi sembra proprio il passaggio tipico che si avrebbe per arrivare ai campi verdi, questo, è abbastanza orribile. Forse mi conviene farmela a piedi senza cavallo, perché qui non si capisce una sega. Ok, ok, credo che siamo... beh, già siamo sul posto? Bene. C'è anche una musica particolare qui. Vabbè, scendo, perché tu non c'hai voglia di fare un Kaiser, cavallo. E qui l'atmosfera cambia radicalmente. C'è uno strapiombo, non possiamo andarci. Dobbiamo trovare il modo di... ah, 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 ah. Quello lì parrebbe un passaggio. Merda, merda, merda. Davvero? Ok, diciamo che ho preso uno shortcut. Non era uno shortcut ufficiale, ma io l'ho preso. Madonna, che bello sto posto. È stupendo. È bellissimo. Cavallo, guarda che bello sto posto, cavallo. Vabbè. Ciao. Ciao davvero. E qui? Oh cavolo. Si va al coperto? Innanzitutto voglio capire se ognuna di queste gobbe sul terreno abbia poi di fatto una porta al suo interno. Parrebbe di sì. E tutte convergono. Ok, qui non possiamo rilevare nulla perché siamo al coperto. Abbiamo bisogno della luce del sole. Ah, ecco perché prima... sì, vabbè. Nell'altro gameplay non riuscivo a capire perché non funzionasse la nostra spada. Era semplicemente perché c'è bisogno della luce del sole perché funzioni. Ok, di qua. Ma di qua ovviamente mi sa che non ci possiamo andare perché è tutto chiuso. E invece ci possiamo andare. E a questo punto quelle stanze lì a cosa servono?
Perché io credo che quello sia il colosso. E forse non incute timore perché sembra una statua, è immobile. Beh, non incute timore un paio di coglioni, scusami, eh. Già mi riveli il suo punto debole? Forse c'è una trappola dietro tutto questo. Non lo so. Coraggio, colosso. Mostrami il tuo moveset. Intanto posso dire che non mi sembra troppo facile da scalare. Ed è anche molto più rapido dell'altro colosso che ho affrontato. Cambiamo un attimo, prendiamo la spada, portiamolo qui. Probabilmente dobbiamo combattere in questo posto e ci sono buone probabilità che queste stanze ci possano tornare utili per proteggerci da qualche sorta di attacco ad area che potrebbe avere sto coso, eh. Sappiamo che dietro la schiena è vulnerabile. Puoi attaccarci anche se siamo qua sopra? Sì, ti attacchi in ogni caso. Non ha appigli? Davvero non hai nessun appiglio? Porcaccia miseria. Come la mettiamo adesso? Devo assolutamente comprendere il concept di questo scontro, perché non credo che si possa fare come gli altri. Le sue zampe non sono in alcun modo zone scalabili, anche volendo essere fantasiosi. Ok, piano numero 2. Andiamo a vedere qua che cosa c'è. Una strategia valida potrebbe essere un nascondiglio sottoterra. Ok, una strategia valida, ma per fare cosa? Forse... Ah, forse per distrarlo? L'ho colpito sul punto debole o l'ho colpito semplicemente sulla pelle? Allora, se noi facciamo perdere le nostre tracce... Lui poi ci dà sempre la schiena. Però non posso colpirlo con l'arco. Ci metterei un'eternità a buttarlo giù. Non è questo il modo di agire in questo caso. Dobbiamo far perdere le nostre tracce, forse?
sa dove siamo effettivamente. Niente, non ci si aggrappa proprio. Nascondiglio sottoterra potrebbe essere una buona strategia per cosa? Per cosa? Per fare che? Allora, forse devo aggrarlo. Proviamo ad andare da una parte e dall'altra. Vediamo che razza di vantaggio potremmo ricavare da... Inganna il colosso per sorprenderlo alle spalle. Beh, questa cosa l'abbiamo capita che dobbiamo prenderlo da dietro, cara voce. Però, cioè, la verità è che... Ah sì? Gli ho fatto così tanto male? Allora, adesso lo aggro qui, eh. Colosso? Oh, come arrabbieto! Incazzato nero! Allora, gli ho già tirato due colpi che sono andati perfettamente a segno nella schiena. Però non gli ho tolto una sega. Probabilmente mandando a segno più colpi lui va giù. E se va giù possiamo colpirlo con la spada, magari. Ah, ok, non gli facciamo un cazzo. Però lo possiamo aggrare male in questo modo. Fermi, forse ho capito. Forse devo attirarlo davanti a una porta per uscire fuori e... Dai, dammi la nuca. Ho capito, lo devo sorprendere alle spalle, me l'hai già detto. Dai, salta giù da lì. Voglio attirarlo proprio qui, dove sono io. Tanto non è molto pericoloso. A meno che non faccia uno stronzissimo attacco in salto. Allora. Portato a ridosso della collinetta. Ma che cazzo faccio? Gli arrivo alle spalle? Non so che diavolo fare. Niente, il punto debole è sempre lì. Lui intanto continua a prendersela con me.
Ok. E ditelo prima, porco Giuda. Praticamente dovevo costringerlo a infilare. Sbagliavo a colpirlo con le frecce. Perché colpendolo con le frecce, io praticamente lo invitavo a non abbassarsi. Invece doveva abbassarsi per andarmi a colpire dove pensava che fossi. Ok, riprenditi ragazzo, riprenditi. Colpisci forte. Stavolta ti ho fatto male. Banghete. Questo è un po' più duro degli altri, mi sembra, eh. Forse sono io che non ho ancora capito come massimizzare il danno quando colpisco. No, credo che si faccia... No, dai. È proprio come penso io. Cioè, si fa così. Ah no, mi ha sbilanciato. Ciccio, devi prendere botte. Mi hai fatto perdere un sacco di tempo e per questo ti odio. Mi riposo, mi aggrappo e... Aia. Sono arrivato sulla testa alla fine, bastardone. Non sarà mai un gioco da speedrun questo, secondo me. Ma perché non gli tolgo più nulla? Non gli tolgo più niente. Come mai? Fermi. È diventato immortale. Riprovo. Non gli tolgo niente. Ho provato con l'arco, ma... Ragazzi, non è che mi si è buggato. Non prende più danno. Non prende più danno. Allora, forse proviamo al centro. No. Nulla. Signori miei, non so cosa fare. Ah, ok. Era ancora luminoso a questo punto, non capivo. Qui. Perché negli altri casi il punto debole si spegneva proprio. Invece qui era rimasta la crepa azzurra e non capivo. E perché non dovesse più prendere danno? How much danno anche qui? Ragazzo mio, sei morto. Se mi fai dare un altro colpo... Sei andato. Eccolo qui. Fanculo. È bellissimo questo colosso. È veramente il più bello finora, secondo me. Ma anche come concept è veramente eccezionale. Però mi hanno veramente fregato. Mi hanno veramente fregato perché il simbolo rimaneva sempre celeste, non si spegneva. E poi mi hanno fregato perché quando ho tentato di capire se il punto di attacco non fosse cambiato, giustamente la spada puntava sempre verso il collo, perché dall'altro lato del collo c'era la testa
Quindi proprio si sono messe di fila due o tre cose che mi hanno mandato in confusione. Però va bene, in una ventina di minuti siamo riusciti a far secco anche questo colosso. E adesso c'è la mia parte preferita, cioè la descrizione del prossimo colosso che affronteremo. È la mia parte preferita in assoluto, non vedo l'ora. Vediamo se ho ragione. Sì, adesso ci sono quattro anime nere davanti a noi. Ma a questo punto mi viene da pensare che le anime nere siano in realtà le anime dei colossi e che i Dormin non siano altro che i colossi stessi e mi stiano costringendo a rompere, a distruggere i colossi per loro tornaconto. C'è qualcosa che non mi torna in quello che sto facendo. È come se io fossi pilotato. La ragazza è ancora addormentata. Ecco la mia parte preferita. Il prossimo nemico è... proietta un'ombra gigantesca su un lago immerso nella nebbia. Mentre si libra verso il cielo, non è facile raggiungere. È volante il prossimo colosso. È un uccello. Ok, non è facile raggiungerlo. Madonna, che belli che sono i personaggi, sono bellissimi. Vediamo giusto per capire da che parte dovremo andare nel prossimo gameplay. Oh, da questa parte qui. Vediamo cosa c'è. Giusto così, un'occhiatina veloce, ragazzi, eh? Un'occhiatina veloce. Potrei anche viaggiare fin lì e riprendere il prossimo gameplay dallo scontro con il colosso, ma no. Mi sta piacendo il fatto che io stia riuscendo a mantenere fede alla struttura di ogni gameplay, cioè un colosso per ogni gameplay. Più avanti magari sarà difficilissimo avere a che fare con un solo colosso per gameplay, però finché ci riesco ci provo, ci sto riuscendo, quindi... Ok, questo è stato forse il gameplay più breve finora, 24 minuti all'incirca. Noi ci vediamo al prossimo e tante belle cose!